Amici sportivi, ecco che con l'apertura delle telecamere abbiamo un discreto numero di persone che ci sono venuti a trovare. Direte, che brutti, beh, soprattutto se partiamo dalla mia sinistra, questo sbarbato che fino a pochi minuti fa era su sto trattore pieno di polvere, però devo dire che quando è in macchina bello, almeno va un po' veloce, perché sennò mi ha detto dimmelo, perché sennò non trovo gli sponsor, non corro, e io sono tranquillo, perché così almeno non sono solo in questo studio e ho la compagnia che mi permette di farvi sorridere e soprattutto di fare le interviste come più ci piacciono, cioè come se fossimo al bar a discutere. Quindi avete riconosciuto, alla mia sinistra Andrea Bartarelli, l'unico personaggio che ha nel cognome proprio lo sport che gli piace. Alla mia destra Elisa De Rosa, all'estrema destra, come dico, Luca Piazzi. Buonasera. Che doveva presentarsi con il Fabio Andreini, ma che ufficialmente è a casa a tagliare l'erba. Non si dice che tipo di erba, ma è a casa a tagliare l'erba. Allora, il tutto è nato perché il cavalier Piazzi, uomo con cui quando siete in gara ve ne dite, ve ne fate di ogni tipo, al recentissimo rally della Val di Cecina era addirittura, udite, quinto assoluto con la C2 della Davelli Racing, quindi un bel exploit. Sì, soprattutto domenica, perché mi hai detto che sabato eri un po', come dire, sabato ero un po' addormentato. Sì. Ecco, poi cosa è successo sull'ultima prova, che ho letto sui comunicati che effettivamente sei precipitato al nono posto? Raccontaci. Cosa è successo? Ho fatto, diciamo, la prima prova della domenica bene, perché si è vinto la nostra classe, e poi anche sull'assoluta ero vinto. Poi il secondo giro si era partiti bene, tra l'altro si era abbassato anche di 3 secondi nel tratto centrale della prova rispetto al giro prima, e poi purtroppo abbiamo forato proprio a metà prova. Foratura dove? Anteriore o posteriore? Foratura anteriore e sinistra. Quindi dalla tua parte, è stretto troppo, hai preso la canala, tac, inizia. No, ero lì io. Era lì. Ma tu gli hai tirato un sassolino per caso? Chiodi. No, chiodi non si usano. Si dice, si fa ma non si dice. Ma non correva, sicché non me l'ha messo. Infatti, io, quello è il problema. Per la prima volta sei andato a fargli la clac a Val di Cecina. A studiare il mio avversario per Fettuta. Sì, pensate un po' voi, il Fettuta a dicembre. Ancora. Ha preso il caldo a giugno. Ha sfoggiato la sua bella livrea, bella abbronzata, che stare nel trattore, bello abbronzato tutto quanto, per andare a vedere il suo avversario del Fettunta, che se andrà bene pioverà e ci sarà la nebbia. Ci sta meglio, meglio. Vabbè, io ho sempre detto, le cose più belle dei rally è quando non stai mai dritto. Insomma. Comunque, vabbè, fantastico ragazzi, guardate il sorriso di Elisa De Rosa com'è. Solo per quello bisognerebbe andare ai rally. Infatti noi ci si sfigura un po'. Solo per quello bisognerebbe andare ai rally. Sì, poi invece, quando è qui è così. Invece quando lei è in macchina, tac. Mi calmo. Come se fosse praticamente la sfinge. Sì, ma... Ferma, tranquilla. Sì, ma... Ma no, è vero, lo sappiamo, però è così. È seria, ragazzi. Che macchina, Esattamente il tuo contrario. Urride. È il problema. È l'esatto tuo contrario. Ti compenetra perché appunto tu sei l'esatto contrario. Basta vedere la Val di Nievole che eri in giro con la bandana rossa. Cioè, posso capire tu. Era rossa. Io l'ho vista rossa. Comunque, arancione. Vediamolo. Comunque, vabbè. Caro Luca, dai, raccontaci. Come mai ti sei trovato così bene a tuo agio con questa Citroen C2? Avevo già fatto il Maremma l'anno scorso, la macchina va benissimo, poi è semplice da guidare. Sembra che abbia un particolare attitudine sul percorso del Val di Cecina, o no? Ma non molto, rispetto alle 208 è un po' più ballerina, perché il Val di Cecina è veloce, tutto sconnesso, una macchina così corta tende a scartare un po', a saltare un po', invece la 208... è leggermente più lunga, appoggia un po' di più. Sul veloce specialmente è più stabile. Vedi che quando dice sul veloce fa già così con la mano. Tu invece, quando queste robe qua, non lo fai. Tu lo guardi invece da cosa? Solo dei tempi. Poi, l'anno scorso chi è stato davanti al Fettunta? Tasso dolente. Tu sei venuto qua per fargli la clac e io ti dico che purtroppo
Fermo. Ma purtroppo i tempi parlano. Ma chi c'è alla tua sinistra? Non lo so. Chi c'è ora alla tua sinistra? Ora a sinistra ci sono quelli che vanno veloci. Chi dà però, gas? Però il gas va bene, però lo danno col piede destro. Siamo in Inghilterra, Ho capito. Io lo do a sinistra il gas. È per quello che vai piano, perché a sinistra c'è la frizione. Prova a darlo a destra col piede destro. No, me l'hanno messa a sinistra. Chi? Il gas a me. Ah sì? Sì, se no potrei andare fuori. Come sarà? Sono mancino. A reminiscenza da trattore, c'è poco da fare. È brutto, perché poi il problema di assuefarsi alla guida del trattore mal si sposa con la guida da rally. Perché non è vero, perché è tutto più rallentato, rallenti. No, aspetta. Io ho visto le tue immagini, se le rallenti non è male, perché hai la guida di impostazione, eccetera, come se, esempio... Girassi col trattore, perché che fa per esempio il trattore? Smusa quasi sempre. Ma anche hai fettunta, avevi le tue macchine smusano sempre. Avevi il rallenti di trattore, no? È per quello che sono arrivato dietro. Perché ecco. Se l'avevo un po' Elisa, più... Elisa c'ha sempre... C'ha sempre la scusa pronta. C'ha sempre la scusa pronta. Però anche il buon Gianluca Tosi è pure un trattorista, è un campagnolo, guarda dove è arrivato. Vince, eh? Lo so. Quindi? Quindi si potrebbe essere uguale. Si potrebbe. Condizionale. Ora comincia a provare il fettunta da oggi. Da stasera. Siamo un po' ruspanti. Diciamo. Sì, no, per la serie note corrette un passaggio. Per la serie. Sei mesi prima, note corrette un passaggio. Noi siamo fatto così, è fettunta. Poi magari cambiano le prove all'ultimo momento. Di la verità, almeno di la cosa come Dio comanda. Preferisco andare a fare una prova mitigandola come per andare a prendere le note eccetera per poter fare passare delle ore. Guarda, io sono in gentile compagnia, diciamo mitighiamola così, non va a provare subito fettunta da ora così. Sì, certo. Certo, almeno le persone sanno che dire, mi incavolerei anche, scusa. Ma le persone sanno che dire almeno. Quando vanno ai bar, hanno visto Bartan Block a giro per le prove. Qua, porca Elisa, quei 100 euro che ci siamo concordati prima. Va benissimo. Visto? Beh, 2-0 per la centro. Ascolta. Aspetta un attimo che faccio... Siamo qui perché c'è il Piazzi, non perché ci sei tu. Ah, capito. Sei parte della clac, però un attimo, perché lui l'intervistato. Se no, tu come al solito accaparri tutto e via andare. Calma. Il 9 dicembre quando riuscirai ad arrivare davanti al Piazzi? Allora tu sarai alla destra là. Vabbè. E sarai l'intervistato e lui forse giocherà di rimessa, punto. Va bene. Ora, dopo questa delusione, perché bisogna dirlo, passare dal quinto al nono posto è una delusione. Ah, per me, no, pensavo di... Ma no, lui cosa c'entra? Fa finta che non ci sia. Passando dal quinto alla nona posizione, quante paroline dette strane, no, all'interno dell'abitacolo. Volevano mettere quello di Camera Karma, gli ho detto forse era meglio di no. Perché c'era un po' di... Sì, sì. C'era il Vaticano che come minimo aveva qualche problema. Abbastanza. No, vabbè, però dai, lo sai anche tu che le gare danno in base a quello che tolgono. No, ma poi siamo arrivati a fine prova, in pratica si è fatto tipo 6 chilometri con la gomma forata, sicché siamo arrivati giù che fumava. Insomma, tutto. Siete riusciti a rimanere nei top 10? Però va già ancora bene. Non la conosci la strada. No, credevo gli dicessi, e ha fatto una bella cosa. Ma è passato. Invece subito, non la conosce la strada. Tipo, senti i gufi che sono... uguale. Ma perché prova a lavorare ai fianchi? Sì. Fra 6 mesi la tua gara. Un mobile psicologico. Comunque al fettunta sei te che sta lì, di casa. No, io sono Lamporecchio. Ora. In via Palle 1. Ora. Mi partiva la prova davanti di Val di Nievole e io mai stata provata. E beh, per forza. Bisogna dire così, Vedrai, il navigatore zitto. Che roba strana. Senti, ma Elisa, così dai, finalmente tocca a te. Ma quanti errori ha fatto? Quanti errori ha fatto al Val di Nievole? No, al Val di Nievole non ne ha fatti punti. Rifaccio la domanda. Quanti errori ha fatto al Val di Nievole? Giuro, al Val di Nievole non ne ha fatti punti. Allora è vero. Anzi, ragiona fin troppo. Allora, se magari gli si chiude la vena, secondo me andava... Che mi aveva visto a me prima della partenza. Anche lui. Forse per quello. Cioè, ma voi scusatevi, vi beccate l'un l'altro. Cioè, vabbè, allora siete una coppia. E ditelo. Certo, possiamo dire ai nostri telespettatori che Luca Piazzi e Andrea Bartarelli sono una coppia. No gay,
Sono una coppia, appunto. No, siamo in tre, c'è anche Fabio e Andreini. Ah, ecco, sì. Come me, bel trio. Sì. Elisa, per fortuna. Io sono la badante. Bella, eh? Devo dire che è bella questa domanda. Fianchi, la badante, tac, te colpisce subito. No, dai, cosa avete trovato di bello, a parte il solito? Beh, quest'anno non ha fatto neanche tanto caldo giù a Val di Cesena. No, così quest'anno si stava bene. Si stava bene, abbastanza. Perché di solito è famosa per le temperature un po' hot. No, peccato per gli iscritti, perché sarà in pochi. Io l'ho anche detto nel servizio, ragazzi, 45 partenti, nonostante che la Lagone Corse si faccia in quattro per fare tutto quanto, tutti i vari comuni credano nella promozione del territorio, eccetera, leggere un elenco partenti di 45, 48, che poi sono partiti in 45, è veramente deprimente, perché c'è della gente che ci mette un anno per organizzare la propria gara. Sì. E questo è un periodo veramente dove dovrebbero essere un attimino un po' più, diciamo così, non dico aiutati, perché non è il verbo esatto, ma almeno che la loro fatica possa essere ricompensata dal fatto che c'è un bel elenco iscritti. Non dico 100, perché poi ovviamente 100 è l'aspirazione di ogni organizzatore, ma già almeno sulla sessantina, settantina potrebbe essere una base comune a tutte le gare. Invece purtroppo quando non si raggiunge quella cifra, poi dopo si instaurano altre cose. Tu per esempio non c'eri, perché non c'eri? Perché ha avuto vita facile. No, no, non c'entra lui, la domanda è per te. Perché non c'eri a Val di Cesena? La tua risposta doveva essere perché c'avevo da lavorare. No, quel giorno non c'aveva da lavorare. C'aveva la taglia all'erba anche lui. C'aveva la taglia all'erba. Pure. E piantare la canapa. Ragazzi, occhio, che prima o poi dopo qualcuno riviene di vedere, eccetera. No, però scherzo. È bello continuare a scherzare, però effettivamente è una verità. Oddio, io adesso sto cercando di trovare la nemesi a un discorso che è reale, cioè non puoi fare più di 2-3 gare in un anno, perché ogni gara ha un costo, e in questo momento ognuno fa i conti col proprio portafoglio. Questa è la verità. Però c'è da dire anche che, pur essendo il rally uno di quegli sport che il medico non ti consiglia di andarlo a fare, c'è anche da dire che però la volontà di farlo viene partecipando, quindi se ne fai uno, ma perché non facciamo l'altro? E poi non c'è due senza il tre, sì, però già tre rally in un anno sono una discreta botta per il portafoglio. Io sono andato dal dottore. Mi ha trovato una malattia. Sì, vabbè, quello non ti posso più internare, perché gli ospedali psichiatrici li hanno chiusi. Ha detto devi fare il rally perché te tu hai una malattia chiamata Piazzi. Ma ancora? Tu ce l'hai proprio qua, Piazzi. Certo. Sicché mi ha detto quando c'è lui ci devo andare, se no non può stare bene. E allora perché non c'era il Val di Cecina? Perché avevo da lavorare. Meno male, ha detto la verità. Oh. Però è bello vedere che c'è questa diatriba fra loro due. Oltretutto si punzecchiano e fanno sempre così. Sì. Secondo me la cosa bella soprattutto è che ridono. Perché bisogna sempre, bisogna ridere. Sempre divertirsi. Io lo dico sempre. Quando vedo qualcuno che corre con la faccia cupa... È una ma purtroppo ce n'è tanti, sta diventando sempre più serioso. Quello sì, è vero. Alla De Rosa. Perché come dice il mio amico Max Chiedoni, con cui faccio la rubrica, parliamone, la realtà è che è più un apparire adesso che non un essere. Sì, quindi c'è più la tutina, la cosettina, la scarpina e il caschetto con tutte le cosettine. Cioè, ragazzi, invece, 1, 2, 3, gas e divertirsi. Io infatti i guanti li butto lì nell'armadio di casa, quando passa topi, ci ho trovato anche un buco. Pure. Deve essere stata quella effettunta. Eh beh, se ti entra l'aria poi sai com'è. Ora gliele compro nuovo al fettino. Gliele compro nuovi al fettino. Vedi, almeno sai. Sì, vediamo che scusa trova. Vuoi la cucitura interna o esterna? Chiaro, interna. Non si deve mica vedere, ci vuole quell'arancione che ti vedono di fuori dalla fotografia, però la scarpettina. Io li ho provati, devo dire, che quando ti abitui alla cucitura esterna non ti viene meno da grattare in determinate cose. Il navigatore no, perché tanto il navigatore non li mette. Ma il pilota, dopo un po', ho notato che ti può dare fastidio, soprattutto nelle giunture, se sudi, eccetera. Non è una cosa brutta. E il primo che ha fatto la cucitura esterna era il buon Ayrton. Vabbè, tanti anni fa, questi lo sanno in pochi. Bene, torniamo al nostro discorso di rally.
Vi faccio una domanda semplice perché ne abbiamo parlato fino a pochi minuti fa. Qual è secondo voi uno dei fattori per cui si potrebbe rimpolpare l'elenco iscritti di ogni singola gara? Ad esempio, se ci fosse un montepremi? Sicuro. Ma un montepremi in denaro o in montepremi, che ne so, anche in gomme, in pezzi di ricambio, in rialzi, in buoni da andare in un'officina? Anche un incentivo all'iscrizione prossima? Anche un, credo che queste ci siano già, però no, ultimamente no. No, io tipo per Fettunta... Non c'era mica chi era al Reggello, no, chi era al Valdinievo e vinceva l'iscrizione al Reggello o cose di questo genere, mi sembra. No, no, questo non me lo forse ricordo. Mi sbaglio, oh, io ammetto. Però, per se dire, sbaglio Fettunta, ammetto. A Fettunta il primo che quello lì l'ha vinto lui... Non mi ha regalato nulla, perché mi ha detto fammi passare, c'ho da prendere questi 500 euro di pezzi dai baci. È vero. 500 euro, un pezzo a me non me l'ha dato. Vabbè, io l'ho anche fatto. O ti dà tutti i pezzi, ma uno non vale nulla. Come sarà? È giusto? No, allora, io l'ho vinto, però non ho preso molti pezzi comunque. Vedi? No, però c'era. No, c'era, però infatti qual è il fatto? Secondo me i buoni per i pezzi di ricambio, quella... Chi prende le macchine a noleggio? Alla fin fine è un regalo che fai al noleggiatore. Cioè, perché poi tipo ti fanno un ricambio baci, quello che ha la macchina ha uno Zanghellini e il ricambio baci non ci fa niente, quindi... Allora cominciano a giocare, dai ti do due baci quanto mi dai, cioè, capito? Si metti lì, giochi. Che, ci vorrebbe che i noleggiatori facessero meno le macchine. Vabbè, anche tu, ragazzi, no, ma loro sono noleggiatori. Loro non ci rientrano. Una volta c'era il famoso discorso che erano preparatori, adesso invece sono noleggiatori. Premiettino. Senti, ma se Fabio Andreini capisce che è molto meglio coltivare, cioè tagliare l'erba. Ma non credo. Ho visto che l'Elisa continua a dire che non la fa correre. Corro io con te. Così finalmente possiamo dare la lieta novella. Ma è geloso. Più chiodi nella strada. Più chiodi nella strada. E ma dopo se metti più chiodi, poi anche lei, poverina, non si diverte. Eh certo, è chiaro. Deve mi andare con l'avversario. Ma magari capisce. Ma magari corro debole. Quando non corri te. Appunto. E sei a lavorare e io... Secondo me non ci va a lavorare se si corre. E non ci vuole lavorare io, ma metti chiodi. Prova dopo prova, sarà pieno di chiodi. Il rally della gelosia qua colpisce. Il rally della gelosia. Secondo te. Ragazzi, ma che bello. Anna Andreussi andrà a correre con Campadelli. Con? Campadelli. Campedelli. Vabbè, lui. Andrà a correre con lui, no? Non lo so, non credo, no. Quindi, anche non perché è che con Campedelli c'è la Tania Canton, difficile. Ma che l'Anna Andreussi in persona qui possa andare a correre con i piazzi se c'è Andreussi accanto? No. Se c'è una cosa del Bartan che è proprio eccezionale, che proprio si reputa proprio a livello... Modestia. Molto modesto. Io non sono mia falso. Senti, te l'ho già detto una volta, basta con queste macchinine, se sei così bravo, fai vedere... E vai dove ci sono le macchine serie. Ora vuoi Casentino. Un R2, un R3 no, e poi davanti... la Hyundai WRC, bella e pronta. Sì, la danno a te la Hyundai WRC. Cosa gli dai in cambio? Ho fatto... Prendi due trattori, lasci lì. Ho fatto un prestito in banca. Sì. 30.000 euro. Porca miseria. Tanto è l'ultima gara che farò, quindi sì. Posso anche spendere. Allora siamo a posto. Poi è sicuro. È giusto, ma io credo che sia giusto fare. Poi sogni. È sicuro che io non ci sono. Però viene sulle prove. Beh, naturale. Un avvoltoio, sulla lettone. Ma sì, ma quello è normale. A proposito di Casentino, ragazzi, 110 iscritti, È buono. È vero che sono più gare messe insieme e la sommatoria da 110, però il fatto stesso che se vai lì vinci e che ne so, fai punti, ti fa la tua classifica, fai le tue altre cose, oppure come mi ha detto qui il buon Michele Rovatti un po' di settimane fa, perché lui va all'IRC? Perché dice che lui nelle gare toscane c'è un'aria che non gli piace. Si è snaturata un po' quel senso di divertimento che c'era una volta, è diventato solo troppo seri. Un parlarsi troppo... dietro, cose di questo genere, e lui non va, e devo essere sincero, perché mi è piaciuto come l'ha detto, perché l'ha detto senza perifrasi, l'ha detto senza doppie parole, l'ha detto proprio pane, pane, vino al vino.
Comunque è stata una cosa importante, anche perché è anche un bel piede Michele, in testa, certo, due ruote motrici eccetera, e funziona. Dimmi caro Luca. Secondo me, cioè io venendo dalle moto, quando correvo in moto, noi ci avevamo un ambiente molto più bello, cioè tra virgolette, cioè con gli altri, cioè c'era più sintonia, insomma, stavi meglio, ti divertivi di più, ti davi un consiglio. Invece ora magari uno su questo ambiente qui è un po'... Ma io l'ho notato anche nei parchi assistenza. I parchi assistenza sono cattedrali del deserto, dove ognuno sta fermo e rintanato nella sua tendina o nella sua cosa, non si fa vedere, bravo, eccetera. E poi, a parte il fatto che sono spese, secondo me, anche inutili, perché queste strutture che devi portare, fare, e poi quando arrivano le macchine, chiusi lì, si fanno, quasi quasi non fanno vedere che come montano, poi sembrano meccanici e altre cose. Cioè, a me sembra veramente una cosa... Non mi è mai piaciuto, mi è piaciuto quando ai tempi miei c'era la prova, c'era l'assistenza prima e dopo la prova, eccetera, che poi era una gara nella gara e il territorio ne prendeva anche. Comunque, fra noi, cioè noi, il nostro gruppo non è così, noi siamo parecchio affiatati. Cioè ci si deve... A proposito, ti faccio una domanda, ma tu per che scuderia corri? Versilia Rally Team. Versilia Rally Team, tu invece sei? ART Motorsport. ART, che è ART? ART, no, Ancona Roma Torino. ART Motorsport, vedi, punto. Ancona Roma Torino, Lamporecchio, quindi, tutta Italia. Sei di Lamporecchio, ART Motorsport. Io sono coartino. Bravo, così. Sì, buon artino. Perché Versilia così? Perché tu sei... Ma perché tramite un altro ragazzo che c'era, mi disse va, prova lì, mi sono trovato bene, già 4 anni. Ovvero. Ecco, adesso una domanda che non ho fatto a nessuno e che faccio a voi, ed è la penultima che vi faccio. Cosa vuol dire al giorno d'oggi far parte di una scuderia? Questa vale per tutti e tre. Servirebbe per la gestione degli sponsor, se uno li trovasse magari. Se uno li trovasse. Se uno li trovasse. Però... E invece col discorso delle iscrizioni, dove di solito uno dice sempre... Invece io alla fine più che altro lo uso per tipo compro qualcosa, un abbigliamento, se sì, ci recupero un po'. A livello IVA sì, ci rimborsano qualcosa. Tu Elisa invece no, tu corri. Io non faccio parte della scuderia, lei è l'unica... Mi appoggio a Artino, ma giusto perché giusto c'è lui. Perché... Giusto, però teoricamente lui dovrebbe servire un po' come ritrovo, cioè ti ritrovi e ridi, parli, scherzi, il rally passato, il rally futuro, e invece vai lì, è tutta un'invidia, una gelosia, e quindi ti porta anche a non andarci più neanche più. Vedi? Bene. Esattamente un libro stampato. Io invece la scuderia. Ma esiste un giorno in cui si va in scuderia? Ma io ci sono andato la prima volta e basta, poi. No, bella tu? Di darti, no, non esiste. Magari si fa qualche cena ogni tanto, ma non è un ritorno. Guarda, su questo ci mettevo la firma. E quando ci si trovava era cena, per poi dopo fare la fotografia e postarla immediatamente. Il problema è che bisognerebbe essere più presenti, secondo me. Perché la scuderia è una struttura dove che poi tu esci la sera, qui giorno lì tu sai, tu vai a scuderia anche per rilassarti, non mia per sparare due. Poi tipo quando si faceva in moto c'era il motolab, il motolab ti trovavi la sera anche lì. Ora mi finanzi i piazzi, sì. Ho detto sì. Avanti mi finanzi i piazzi perché mi fa da meno. Se invece piuttosto che farvi questi titic e titac vi uniste e cercate le aziende. Fa una scuderia? No, cercate le aziende e dite molto bene, noi siamo rivali, perché non ci sponsorizza tutte e due? Male che vada, uno dei due vince. Sì, ma poi lo piglia l'uno sponsor, no? No, ve lo dividete. È capace mi butta in verifica perché vo' più forte. Ma... è normale, ma se tu sei pulito non devi aver paura. Io non di sarò nulla. Mai pulito quando c'è lui. No, primo quando scendi dal trattore, secondo... Ah, quello è un po' massimo, la polvere fa parte della mia vita. È bello comunque, è già passato il tempo, adesso devo dire che Big Ben ha detto stop. E una cosa importante invece che da quest'anno chiediamo ai nostri ospitati. Ho già detto cosa fai perché tu... Fai il trattorista, giusto? Sì. Nella vita di tutti i giorni tu lavori per un'azienda che fa manutenzione alle... Che fa? Che ne so. Sai, su sto trattore che fai? Su sto trattore. È un'azienda agricola, si fa vigneti. Vigneti, poi? Vigneti, vino, si rovescia la terra a diritto. A diritto? A diritto. Io esco, bello, mi piace questo sistema toscano.
Quindi quando ti dice comunque che io devo dire una cosa, sul trattore. Io grazie a Elisa ho fatto questo Val di Nievole, perché se era per me si andava a vederlo come siamo andati a vedere il Val di Cecina dove è di Piazzi. Ho capito, però fra il vederlo e farlo... Grazie a lei, perché se no io non potevo fare. Ma perché così tirchio? No, perché lui non le vuol fare, perché ovviamente con il lavoro... Ah. Quindi non c'entra niente il money? Oh. No, ho paura di Piazzi, lui compra le gomme troppo, costano troppo. Pensa a te, ti rendi conto? Sei nei suoi pensieri sempre. L'unica volta che ho messo 9 è stata fettunta. Senti, la messa 9 è fettunta. L'unica volta. Vabbè, comunque noi diamo appuntamento al fettunta, vedete già com'è. L'inviterò prima della gara, poi li seguirò apposta. Hai in mente, come si dice a livello televisivo, una telecamera dedicata? Sì. Mi farò, così almeno vorrò vedere poi esattamente cosa combinerete in quella gara. Poi è sempre stato carino fettunta, perché mi piace. Sì. Veramente le strade del Chianti, Fiorentino. Poi l'anno scorso era perfettamente asciutto. L'anno scorso è stato veramente come giocare un jolly. Sì, bello, però ci vuole un pochino d'umido, perché quello sì. Io bisogna della prima che guardi il mio amico Piazzi, guai, poi è bello, dai, insomma, tranquillo. Anche un po' di neve, un po' di ghiaccio, sai. Beh, insomma, non, sinceramente, non cominciare a tirare troppo, perché non credo che ci sia molta gente che è capace di guidare in un certo modo. A me mi modo. Piace. Beh, a te, ma tu sei mica solo, e lui? Essere uguale per tutti. Quest'anno era sì molto su asfalto asciutto, però 2 o 3 giorni prima, se non sbaglio, durante le prove c'era il finimondo. La mattina era un po' umidino, non è che proprio... Vabbè. Ma lo sai che ho fatto? Il tuo tempo è scaduto, basta. 3 giorni prima ho chiamato lui... E mi ha risposto la sua mamma, dice: ma dov'è Luca? È in chiesa, fai che applica che non piova. Ma come sarà? Ha questi rapporti così anche con la tua famiglia, è colmo. Ma io questo non lo sapevo. Ma quando va a casa glielo dice la sua mamma. Vabbè, vediamo. Comunque ragazzi, scusate, noi abbiamo buttato molto sulla goliardia questa intervista, ma... è così bello, perché effettivamente poi dopo sono le cose che riescono meglio. Quindi ringrazio chi hanno aderito al nostro invito, il buon Andrea Bartarelli, che vedete qui alla mia sinistra, Elisa De Rosa, fantastica, e che ringrazio, e che ha dato il suo charme femminile, un po' di piacevolezza al nostro spazio, e in fondo il buon Luca Piazzi, che credevo di trovarlo abbastanza incattivito, perché passare da quinta a nona, in realtà poi dopo forse magari aspetta il fettunta dove ti suona e devi andare. Grazie comunque a voi per l'attenzione, e come dico da qualche tempo a questa parte, Toscana TV Motori continua.